Spaghetti carbonara is one of Italy's most famous pasta dishes. It doesn't take many ingredients, but it takes cooks who know what they're doing. Su questo piatto ci sono tantissimi errori. And what exactly might those mistakes be? Mamma mia, c'è chi ci mette il burro, chi ci mette il latte, chi ci mette la panna, chi straccia l'uovo, che fa una frittata, chi addirittura usa il bacon o la pancetta affumicata. Questi sono errori madornali in questo piatto. We'll show you how to make spaghetti carbonara the true Italian way. Buonasera, mi chiamo José Alessandro, sono chef di Ercoli e questa sera vi mostreremo come si fanno i veri spaghetti alla carbonara. You'll need these ingredients. Spaghetti, guanciale, pecorino, eggs, and pepper. The Ercoli restaurant in Rome has its own well-stocked deli counter. Claudio Massari is in charge of purchasing. He explains which pecorino cheese is best for carbonara. Anche questo qui viene dal caseificio storico di Amatrice. È un formaggio che stagiona più di 12 mesi, fatto con latte delle pecore che si trovano proprio nella regione del Lazio, della Sardegna o del Grossetano. Claudio also explains what air-cured guanciale is. Il guanciale si differenzia dalla pancetta proprio perché è una parte anatomica differente del maiale. Viene usata la parte della guancia e la parte della gola, a differenza della pancetta, che la parola stessa dice si usa la pancia. E possiamo notare che ha un abbondante strato di grasso accompagnata da una leggera venatura di magro che dà, diciamo, sapore al guanciale. And now on to the preparation. First, Alessandro grates the pecorino cheese. Allora, adesso stiamo setacciando il pecorino per non lasciare grumoli abbastanza grandi che possono filare in padella. E quello è un altro errore. Quindi il pecorino si setaccia in modo da avere una quantità e una consistenza omogenea. Now we come to the guanciale. First we cut off the crust. Il guanciale deve essere stagionato almeno per 90 giorni. Per questo si usa il guanciale, perché è molto più saporito di una pancetta o di un bacon, che andrebbe a rovinare la carbonara perché è affumicato. Then Alessandro cuts the guanciale into large cubes. Now come the eggs. He only uses the yolks. He beats them into a smooth liquid. Adds pepper to the mix before he sautés the guanciale briefly in a pan. Allora, adesso useremo una padella di ferro perché il ferro è una maggiore esposizione di calore in modo omogeneo. Alessandro does not add any oil or grease to the pan to sauté the guanciale. Allora, adesso sto scolando il guanciale e lo sto levando dal suo grasso. Faccio questa operazione per non bruciare il pepe del guanciale, in modo che il grasso che useremo dopo per la preparazione non odori di bruciato. Now it's time to boil the spaghetti. 100 grams per portion, boiled for 10 minutes. La pasta deve essere di grano duro, non pasta all'uovo, perché andremo a fare una pasta se no uovo su uovo. Once the pasta is al dente, Alessandro stirs pepper into the guanciale grease with a little noodle water. Only now are the spaghetti noodles added, and then the beaten egg yolks are added. He mixes everything well and adds the pecorino, then stirs it again. Now Alessandro only has to arrange the noodles and top them off with the sautéed guanciale cubes. Finally, he sprinkles a bit of pepper and pecorino on top, and the spaghetti carbonara is done. This pasta dish has a long-standing tradition in Italy's capital, Rome. Here, carbonara is found on virtually every menu. Adoro la carbonara, prima perché è buonissima, ha ingredienti tipici romani e soprattutto perché me la cucinava la mia mamma quando ero piccola e quindi mi ricorda i piatti di tanti anni fa. È speciale perché è un mix di cremosità, croccantezza, quindi è un piatto davvero ben concepito e ben riuscito. Contrary to popular belief, a genuine spaghetti carbonara doesn't use butter, nor cream, nor smoked ham.
Buon appetito!